Care uncinettine, in questo tutorial vi voglio far vedere come si lavora una gonna, diciamo, riccia. Però non solo gonne, potete realizzare anche delle borsine, insomma, tante cose con questo punto che ve lo mostrerò in questo tutorial. Io dico adesso una gonna, però, come dicevo, dipende cosa volete fare. Adesso io ho fatto qua un bordino ho avviato 75 catenelle e le ho chiuse, certo, con un punto bassissimo. Attente quando avviate molte catenelle a non che non si attorcigli, diciamo, la catenella, il giro di catenelle, no? Poi ho lavorato 3 giri di punti, mezzi punti alti. Per il bordino, ma qua di nuovo vi dico che il vostro bordino lo potete fare come volete, con punti mezzi, punti alti, con punti bassi, dipende quanto spesso pieno volete il bordino del vostro abitino. E adesso andiamo a lavorare in giù praticamente l'abitino, la gonnellina. Potete realizzare, può essere lo stesso ugualmente anche la parte sotto di un abitino, ecco proprio. O può essere lo stesso realizzato come una borsa, quindi insomma, ciò che vi faccio vedere adesso, il punto che ve lo faccio vedere adesso, potete poi utilizzarlo, dipende dalla vostra fantasia. Il punto si sviluppa cioè diciamo è multiplo da 15. Cosa vuole dire multiplo da 15? Vuole dire che io inizio ad avviare una catenella da gruppi da 15, quindi faccio 15, 15, 15, 15 fino alla misura giusta per me. Dipende cosa volete di nuovo realizzare, una borsa, una gonna per voi, per una bimba, per chi volete. Avete bisogno della circonferenza del corpicino normale della bimba o del vostro, perché come dicevo possono realizzare anche delle bellissime minigonne per noi. Ok, cioè da donna. Va bene, e adesso, come dicevo, dopo che avete fatto, potete fare anche un po' più largo, insomma, questo bordino qua iniziale. Dopo aver fatto questo bordino, iniziamo a lavorare il modello vero e proprio. E per il modello vero e proprio iniziamo così, proprio nel primo punto. Quindi io ho 75, dico di nuovo 75 punti. Avviciniamo un po' l'immagine. No, perché sì, va bene. 75 punti, tutti così, belli in giro. 1, 2, 3, che sarà il mio primo punto alto. 4 catenelle ancora per lo spazio da 4 catenelle. Quindi praticamente iniziamo con 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Filo sull'uncinetto, sempre nello stesso primissimo punto, lavoriamo un punto alto. Ed è ciò che abbiamo qua, adesso. Poi saltiamo 2 punti di base, 1, 2, e nel terzo entriamo e facciamo un punto basso, 3 catenelle. Saltiamo 2 punti di base, nel prossimo facciamo un punto basso, 3 catenelle, saltiamo 2 punti di base e nel terzo facciamo un punto basso. Quindi praticamente, ups, noi abbiamo lavorato diciamo un punto a V con 4 catenelle che divide i nostri 2 punti alti. Poi abbiamo saltato 2 catenelle, punto basso, 3 catenelle, saltate 2 catenelle, punto basso, 3 catenelle, saltate 2 catenelle, punto basso e 3 catenelle ancora. Ups, 2, 3. E saltiamo di nuovo 2 catenelle e punto 2 catenelle e punto 2 catenelle, 2 punti, insomma, in questo caso. E punto basso, praticamente è questo il nostro motivo
che lo ripetiamo per tutto il nostro primo giro di modello. Ok? Quindi andremo a ripetere adesso. Perciò saltiamo 2 catenelle, sempre 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo un punto alto, 4 catenelle, 2, 3, 4 catenelle e un punto alto. Dopodiché saltiamo 2 catenelle, facciamo un punto basso e 3 catenelle. Dobbiamo ottenere 3 spazi da 3 catenelle. Saltiamo 2 punti bassi, 2 mezzi punti alti, scusate, e un punto basso e 3 catenelle, il secondo archetto. Saltiamo 2 punti di base, punto basso e 3 catenelle, il terzo archetto, quindi saltiamo 2 punti di base, nel terzo facciamo il punto basso e ripetiamo. Quindi andate avanti a ripetere questo motivo fino alla fine del giro. Dovrete finire con ultimo archetto dai 3, questo qua, più ancora 2 punti bassi e poi ci infileremo con l'uncinetto nella terza catenella iniziale per chiudere. Ok, finisco anch'io il giro e torno per farvi vedere il secondo. Ok, ho finito il primo giro, come dicevo, mi sono rimaste 2 catenelle, salto 1, 2, 3 e nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali faccio un punto bassissimo. Praticamente io ho finito con 3 archetti da 3 catenelle, vedete? 1, 3 archetti, 1, 3 archetti, 1, 3 archetti, e questo è il motivo. Ok, adesso facciamo così. Iniziamo con 3 catenelle, 2, 3, che è il nostro primo punto alto, e nell'archetto da 4 catenelle lavoriamo ancora 8 punti alti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi 9 in totale con le 3 catenelle iniziali. Quindi in ogni archetto da 4 catenelle noi dovremo lavorare 9 punti alti. Invece sugli archetti da 3 catenelle, questi qua con i punti bassi, entriamo nel primo, facciamo un punto basso, 3 catenelle. Nel secondo punto basso e 3 catenelle e nel terzo un punto basso. Quindi dobbiamo lavorare così per tutto il giro e invece di 3 avremo 2 archetti da 3 catenelle. E adesso ripetiamo questa cosa per tutto il giro. Quindi entriamo nell'archetto da 4 catenelle tra i nostri 2 punti alti e lavoriamo 9 punti alti. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dicevo, 9 punti alti in ogni archetto da 4 catenelle. Invece sugli archetti da 3 catenelle entriamo nel primo, facciamo un punto basso e 3 catenelle, nel secondo un punto basso e 3 catenelle e nel terzo un punto basso. E così otteniamo 2 archetti da 3 catenelle e di nuovo ripetiamo nell'archetto da 4 catenelle 9 punti alti. Quindi andate avanti così anche per questo secondo giro del modello. Ho finito il mio giro con un punto basso nell'ultimo archetto da 3 catenelle, no? Per ottenere i miei 2 spazi da 2 catenelle e un punto bassissimo per chiudere il giro nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Tutto qua. E quindi guardate cosa abbiamo noi qua. Una cosa del genere. Ok, adesso per il terzo giro del modello lavoreremo così. Una, due, tre, 4 catenelle, le prime 3 per il nostro primo punto basso, alto, scusate, e una per lo spazio da una catenella. In ognuno dei nostri 9, 8 qua ne abbiamo ancora, 9 punti alti lavorati nello spazio da 4 catenelle del giro precedente, lavoriamo un punto alto più una catenella, quindi
in ognuno. Un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto in ognuno dei nostri 9, una catenella. Quindi otterremo sempre 9 punti alti con una catenella di spazio tra di loro, tutto qua. Una catenella, un punto alto, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e finiamo certo con un punto alto. Vediamo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spazi da una catenella. E poi per i nostri archetti qua è già logico cosa facciamo. Entriamo nel primo archetto da 3 catenelle, facciamo un punto basso, 3 catenelle e nel secondo un punto basso. E otteniamo così un archetto da 3 punti. 3 catenelle, scusate. Quindi, di nuovo, nei 9 punti alti lavoriamo un punto alto, una catenella, 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 un punto alto. Quindi in ognuno di loro una catenella, un punto alto. Ups. Non saltiamo nessun punto alto. Una catenella, un punto alto, una catenella e nell'ultimo, non è proprio, sì, è l'ultimo, entriamo e lavoriamo un punto alto. Poi saltiamo direttamente nel primo spazio da 3 catenelle, facciamo un punto basso, 3 catenelle e un altro punto basso nel secondo spazio da 3 catenelle. Ok, e quindi questo è ciò che otterremo per il nostro terzo giro. Quindi andate avanti e continuate questo terzo giro. Certo che alla fine fate il vostro ultimo archetto da 3 catenelle, quindi punto basso nel primo archetto da 3 catenelle, 3 catenelle, punto basso nel secondo archetto da 3 catenelle e subito nella terza catenella, 1, 2, 3, perché una abbiamo fatto 4, una è il primo spazio da una catenella, no? Nella terza catenella facciamo un punto bassissimo per chiudere. Ok, ho finito anche questo terzo giro. Per il quarto giro facciamo così. Entriamo nella nostra prima catenella con un punto bassissimo, lavoriamo 3 catenelle e sempre nella stessa catenella un punto basso. Saltiamo nella prossima, un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Nella prossima catenella un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Nella prossima catenella uguale, 3 catenelle e un punto basso. Nella prossima catenella un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Per 8 volte, no? Perché abbiamo 8 spazi. 8 spazi da una catenella, no? Sul nostro ventaglio, 3 catenelle e di nuovo un punto basso. Quindi, così. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ne ho ancora uno da fare qua. Un punto basso, 3 catenelle e un punto basso, tutto nella stessa catenella. Adesso qua, dove ho il mio archetto da 3 catenelle, entro e faccio un punto basso e poi salto di nuovo nel mio primo archetto, nel mio primo spazio da una catenella e faccio
un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle. Adesso già ripetiamo il nostro motivo, quindi 1, 2, 3, io qua ho anche un nodino, e un punto basso, 3 catenelle, e un punto basso, 3 catenelle, e un punto basso, in ognuno dei nostri 8 spazi a 1 catenella, tra i 9 punti alti del punto ventaglio. Facciamo così, e nell'ultimo 1, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto, adesso posso saltare direttamente nel mio archetto da 3 catenelle e faccio un punto basso e vado avanti. Così andiamo avanti per tutto il nostro giro del ultimo giro praticamente del motivo. E dopodiché vi faccio vedere come continuare il modello. Quindi ho finito anche il mio ultimo giro dei ventagli e adesso facciamo così. Praticamente io qua, per finire il giro, nel primo punto bassissimo che l'abbiamo fatto sono entrata e ho fatto un altro punto bassissimo. E adesso guardate un po', facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, intorno al nostro primo punto alto del primo ventaglio, questo qua, primo, ne abbiamo 9, no? Nel terzo giro, 9. Intorno al primo, quindi entro da sotto, esco qua, intorno al punto, lavoro un punto alto allungato. Cioè abbiamo i 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passo solo tramite 1, poi tramite 2 e poi tramite 2. E questo è il mio punto alto allungato. Poi faccio 3 catenelle, salto un punto alto ed intorno al prossimo, potrei anche avvicinare un po', ok, e intorno al prossimo ne faccio un altro, quindi passo il filo, cosa ho fatto qua, così, quindi salto questo, entro da sotto e intorno al prossimo, passo il filo, 3 anelli sull'uncinetto, normalmente filo sull'uncinetto e si passa tramite 2 e altri 2, invece per fare il punto alto allungato passiamo tramite il primo anello, passiamo tramite 2 e tramite 2, 3 catenelle di nuovo, filo sull'uncinetto, saltiamo di nuovo un punto alto e nel prossimo intorno adesso sull'indietro passo il filo, filo sull'uncinetto, passo tramite 1, tramite 2, tramite 2, e ne ho fatti 3 punti alti, poi 3 catenelle tra di loro, salto un altro e nel prossimo faccio la stessa cosa, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto un altro ed ecco il mio ultimo, e nell'ultimo faccio la stessa cosa, un punto alto allungato in rilievo. Ecco, e così abbiamo, dovrete avere una cosa del genere, quindi praticamente 5 punti alti e 4 spazi da 3 catenelle. Bene, e praticamente faccio questa cosa in tutti i miei ventagli, quindi filo sull'uncinetto, adesso passo intorno al mio primo punto alto del secondo ventaglio, quindi intorno adesso faccio tramite 1, tramite 2, tramite 2, 1, 2, 3, saltiamo 1 e intorno al prossimo facciamo la stessa cosa,
tramite 1, tramite 2, tramite 1, 2, 3. Salto 1 ed intorno al prossimo faccio proprio la stessa cosa. Tramite 1, tramite 2 e 3 catenelle. Adesso filo sull'uncinetto, salto il prossimo e intorno al prossimo faccio la stessa. Vedete, io piego così perché è più facile. Passo il filo, filo sull'uncinetto, tramite 1, tramite 2, tramite 2. Ok? 3 catenelle e l'ultimo. Quindi salto 1 e questo è l'ultimo, vedete questo qua. Quindi infilo l'uncinetto intorno adesso e non ho fatto filo sull'uncinetto. E lavoro il mio punto alto allungato. Quindi abbiamo una cosa del genere qua, anche qua. Ok? E vado avanti così fino alla fine del mio giro. Praticamente lavoro solo e solamente nei miei ventagli, 5 punti alti divisi tra di loro da 4 spazi da 3 catenelle. 5 4 3. Ok, va bene, finisco il giro e torno a farvi vedere come iniziare un altro praticamente motivo, cioè di nuovo il modello. Ho fatto anche il mio ultimo punto alto qua allungato sotto l'ultimo punto, intorno all'ultimo punto qua, vedete? E adesso per finire il giro entro proprio nel mio primo punto alto e faccio un punto bassissimo, ed è proprio qua che iniziamo il nostro prossimo giro. E come facciamo? Praticamente negli spazi da 3 catenelle lavoreremo questa parte con gli archetti da 3, quindi lavoreremo nel primo spazio da 3 catenelle un punto basso, 3 archetti, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, per arrivare a 3 archetti. E invece qua dove siamo saltate da un ventaglio all'altro, proprio qua lavoreremo l'inizio del nostro ventaglio, quindi un punto alto, 4 catenelle, un punto alto, e siamo proprio in questo punto qua all'inizio tra due ventagli. Facciamo 1 2 3 1 2 3 4 e poi sempre qua entriamo e lavoriamo un punto alto. Poi, come vi dicevo, entriamo nel primo archetto da 3 catenelle, facciamo un punto basso e 3 catenelle, nel secondo punto basso 3 catenelle e nel terzo punto basso 3 catenelle e nel quarto archetto, perché abbiamo 4, no, punto basso. E così, eccoci qua, abbiamo ottenuto i nostri 3 archetti da 3 catenelle. Bene, e adesso qua proprio tra di loro entro, guardate così, e faccio il mio primo punto alto, 4 catenelle per il ventaglio, no? E il punto alto. Poi salto direttamente nel mio primo archetto da 3 catenelle, faccio un punto basso, 3 catenelle, nel secondo punto basso, 3 catenelle, nel terzo punto basso, 3 catenelle e nel quarto punto basso. Ok, e ripetete questa cosa per tutta la lunghezza del vostro giro. E dopodiché praticamente, vedete, ripetiamo il nostro motivo. Sono arrivata alla fine e adesso, come all'inizio, 1 2 3 nella terza catenella chiudo. Poi negli archetti da 4 catenelle facciamo 9 punti alti. Invece in questi piccoli archetti, 3 archetti da 3 catenelle, entriamo nel primo punto basso, 3 catenelle, nel secondo punto basso, 3 catenelle e nel terzo punto basso per ottenere 2, e andiamo praticamente a ripetere questa cosa qua. Cioè da qua praticamente ripetiamo assolutamente tutto e si va avanti così per la lunghezza desiderata.
la nostra gonnellina. Adesso, se magari qua, certo, si mette un piccolo cordoncino, cioè laccio, cordoncino, insomma, per la chiusura, diciamo, della gonnellina qua sopra, dove abbiamo fatto il bordino. Ok, vado avanti per qualche giro, tanto per farvi vedere, diciamo, proprio il modello come viene. Quindi ho finito anche il secondo motivo, ok? E praticamente ho messo anche un laccio qua, tanto per farvi vedere come viene. E cosa vi volevo dire adesso? Se la volete fare per voi, per, non lo so, un adolescente, una donna adulta, diciamo, allora la volete dritta. Quindi andate avanti così, con lo stesso numero di punti alti nel ventaglio. Invece, se la volete fare un po' più riccia per una bimba, no? Cosa dovete fare? Io ho fatto due motivi così, e praticamente dovete solo e solamente, invece di 9, mettere 11. Puoi lavorare ancora 2. Praticamente con 11 avrete tutta questa cosa uguale, però con 11 punti alti, non con 9, ok? E quindi guardate, adesso faccio così, vi faccio vedere un'altra volta questo giro, no? Questo sotto, perché ho finito, e quindi cosa faccio? 2 catenelle, 1, 2 catenelle, e intorno al mio primo punto alto, che è questo qua, entro e lavoro un punto alto allungato. 1, 2, 3 catenelle e salto 1, intorno al prossimo lavoro ugualmente, ok, 1, 2, 3, salto 1 e intorno al prossimo così. Ok, quindi lavoro questo giro, dopo vengo a farvi vedere come dovete fare per farla, come dicevo, più riccia. Quindi per una, cioè come gona, mini gona elegante, secondo me dovete andare avanti. Infatti io penso di farmi una, perché è proprio carina, molto bello, cioè come modello. Dovete andare avanti. Per una gonnellina da ragazzina, o anche da ragazza, adolescente, insomma, potete farla sempre più riccia. Dovete, invece di 9, mettete 11. E allora anche qua, alla fine, invece di 5, ne avremo 6, scusate, sì, 6. No? Perché uno sì, uno no, uno sì, uno no, ne abbiamo 6. Ok. E dicevo, quindi come vi dicevo, sono andata avanti per ancora 2 giri, no? Ho finito il secondo e ho fatto ancora il terzo, e adesso dovrei continuare, ma praticamente è uguale, vedete come viene bene. Adesso, se voi la volete realizzare per voi, allora magari la, cioè, per voi, non lo so, se voi la volete realizzare dritta, come gonna dritta, allora dovete andare avanti, dovete prendere la misura, la circonferenza del vostro corpo normale e andare avanti dritto, magari mettere un laccetto, qualcosa qua sopra. Invece, se la volete realizzare un po' più riccia, o iniziate con più punti, sempre multiplo da 15, quindi qua dovete tenere presente solo il multiplo da 15, è sempre multiplo da 15 ma più grande della circonferenza del corpo, e dopo si mette, ecco, un laccetto in mezzo e si chiude così, e così certo che diventa più, come vedete, se noi chiudiamo così, adesso io vi faccio solo vedere, certo che vedete diventa più riccia, normale, no? Una cosa assolutamente normale. E quindi la potete fare così per una bimba, diciamo. Invece per
un adolescente, cioè per ottenere praticamente una gonna elegante, la fate proprio dritta. Insomma, io spero che vi piaccia, veramente un modello molto elegante e fine, lo potete, come dicevo, utilizzare anche per creare una borsa, quindi praticamente noi siamo qua, no? E dobbiamo avere magari numero uguale davanti e indietro, che io non ce l'ho perché adesso io ce l'ho 5 qua, magari dobbiamo avere 6, no? Per fare una cosa del genere, e nell'ultimo giro, no? Questo giro, che questo è il giro in quale prepariamo, ecco, diciamo così, il modello, no? Quindi questo giro in quale lavoriamo i punti alti in rilievo, praticamente indietro, no? Alti allungati, vedete questi qua, lavoro nel primo, eccolo qua, 3 catenelle, salto 1, questo dico io è il giro della preparazione, diciamo, del modello, lo chiamo così, perché prima di cominciare un nuovo modulo di punto ventaglio, no, di questi qua, che abbiamo 1, 2, 3, 4 giri, no, con i nostri archetti, prima di cominciare questo giro, praticamente noi, ecco, dobbiamo fare questo punto per preparare, diciamo, ecco, così, no? Praticamente si ripete tutto, tutto. Io ho fatto 1, 2, 3, 4 e ne ho ancora uno da fare, perché sono 5, no? 3 catenelle, saltiamo e nell'ultimo facciamo così. Abbiamo. Bene. E andiamo avanti praticamente così. Adesso, cosa vi ho detto? Sì, vi ho detto questo, praticamente vi ho detto tutto. Se volete fare una borsa, se, insomma, anche una borsa sarebbe bella, ma comunque la sua morte come modello è la gonna, ecco. Va bene, care uncinettine, io spero vi sia piaciuto e niente, al prossimo tutorial.